appoggio di tallone, mio cugino mi ha detto che non posso correre con una scarpa con un drop basso perché altrimenti avrei dei problemi ai tendini. Sono le scarpe che io definisco ingannevoli perché hanno un drop diverso rispetto invece a quello dinamico ed ecco comunque le tre migliori. Che poi chi vi dice che il drop basso statico dinamicamente è davvero più alto forse ha letto troppe favole, perché ovviamente dipende dal vostro appoggio e dal terreno dove correte. Che poi prendendo una scarpa a caso, anche se effettivamente non sembra una scarpa, l'appoggio di tallone, come ci ha spiegato Ben Onig, che è il libro più famoso di scarpe, di biomeccanica di corsa, potrebbe in effetti avere un impatto in funzione della mescola che viene utilizzata e soprattutto della forza che viene sprigionata dal polistamatore che corre, e quindi misurare in maniera statica. Il drop è calcolato confrontando l'altezza dal suolo nella parte posteriore con l'altezza dal suolo nell'avampiede. Chiaramente utilizzando un Dyson forse non è la soluzione ideale, però c'è una misurazione ben precisa e classica di World Athletics che offre una valutazione fisica precisa sul drop, che quindi è il differenziale tra l'altezza dal suolo nel tallone e nell'avampiede. Per corse lente suggerisco le Cloud Monster versione 2 bianca oppure nera, che forse è più classica perché ha un drop 6, ma al tempo stesso se correte in maniera piacevole di tallone potreste anche avere un drop superiore al 10. Ma quindi perché suggerisco le Cloud Monster, che pur essendo di drop 6 sono secondo me almeno con un drop 10? Sicuramente perché queste scarpe hanno una struttura a barchetta, questa è una caratteristica fondamentale delle scarpe con un drop ingannevole, e soprattutto perché sono assolutamente molto più dure, e quindi effettivamente se non avete un peso importante, se vedete il video di YouTube dove ho raccontato la storia di questa scarpa e ho intervistato delle ragazze, loro mi hanno detto queste scarpe sono troppo dure, perché effettivamente serve avere un peso importante, e comunque le suggerisco al polistamatore che volesse cercare di correre comunque velocemente, perché hanno una reattività abbastanza importante nonostante siano comunque flessibili, ma soprattutto se appoggiate di tallone potrebbero consentirvi di correre davvero velocemente senza effettivamente sforzare il tendine. Nel modello precedente c'era un piccolo problema perché nella parte superiore, e meno male che l'hanno corretto, era assolutamente troppo duro, ma adesso effettivamente la conchiglia è più morbida e quindi davvero la suggerisco al podista di 80 kg. Tra l'altro sarebbe ingannevole se vi iscriveste al canale per non perdervi ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Scrivetemi qua sotto quali vorreste vedere e soprattutto iscrivetevi, perché questi video continueranno ad essere presenti sul mio canale. Per medie ripetute suggerisco le Speed 4 Endorphin, che secondo me, pur avendo un drop 8, se appoggiati di tallone potrebbe il drop essere, mi ha detto mio cugino, pari a 12. Anche le Endorphin Speed 4 sono assolutamente ingannevoli, hanno un drop 8 ma assolutamente più alto, perché sono una scarpa relativamente dura ma molto più stabile dei modelli precedenti, che invece erano forse leggermente più reattive, soprattutto perché avevano una piastra molto più rigida rispetto a questa. Comunque se appoggiate di tallone avrete una sensazione assolutamente piacevole, e quindi comunque l'appoggio molto stabile del tallone vi permette di avere, grazie sempre alla solita struttura barchetta, un drop più alto, e quindi non avrete problemi, anche perché la conchiglia è comunque molto morbida e quindi vi farà atterrare in maniera piacevole. Ovviamente questa scarpa è pensata per atterrare in maniera veloce, e però dovesse considerare che ha uno spazio nell'avampiede molto limitato, almeno per il podista amatore con pianta larga, a cui non suggerisco questa scarpa, però sicuramente potrebbe portarvi a ottenere il vostro personal best sulle mezze maratone. Per le gare invece suggerisco le Hoka Max 6 Drop 5, che ovviamente a seconda dell'appoggio potrebbero essere anche pari a 10 o addirittura 12, ma se dovessi essere il podista amatore super evoluto suggerirei le Mach X2, che sono forse illegali ma che comunque, se arrivate 5 centesimo alla maratona,
non vi controllano in nessun modo. La Mach 6 poi è davvero incredibile, perché comunque con un appoggio di tallone avreste un ritorno energetico assolutamente importante. Questa mescola è davvero stabile e al tempo stesso comunque non così morbida, se non correndo davvero molto velocemente. Questa cosa vi consente di avere un drop dinamico sicuramente molto vicino al 10, ma forse anche leggermente qualcosa in più. Ovviamente poi dipende dal vostro peso, dalla corsa e dall'appoggio. Un'altra scarpa sicuramente ingannevole, anche se i cinesi però hanno davvero utilizzato un marketing molto aggressivo indicando tutti i parametri della corsa, nessuna azienda europea fa questa cosa, sono queste Kyodan Wind 2.0, che hanno una mescola Kung Fu Pro davvero molto reattiva, mescola nobile ma al tempo stesso assolutamente molto stabile. Ha una struttura anch'essa a barchetta e nel caso in cui appoggiaste di tallone potreste effettivamente correre davvero velocemente, anche perché questa scarpa non è molto costosa, ma vi permette, avendo una struttura relativamente classica, di correre davvero velocemente e con questa mescola effettivamente raggiungere il vostro personal best anche grazie a una piastra in nylon che comunque non è così aggressiva ma ha una reattività abbastanza buona. Un'altra scarpa ingannevole è la KD900X LD senza il più, che ha una piastra in carbonio, è di Kipran, marchio distribuito dalla Decathlon. Questa scarpa ha un drop 4 ma con un appoggio di tallone, è pensata secondo me per appoggiare di tallone dal podista amatore che cercasse di migliorarsi ma non avesse ancora un appoggio perfetto perché non ha un allenatore a cui fare riferimento per correre più velocemente. Questa scarpa ha un drop dinamico più importante che, grazie alla mescola migliorata rispetto a quella del modello precedente, vi potrebbe consentire di correre più velocemente e ovviamente secondo me il drop in questo caso è vicino all'8, ma forse addirittura anche 10 a seconda del vostro peso. Se invece foste dei podisti iperpronatori, secondo me la scarpa più ingannevole è la Hurricane 24. Non è il 24esimo modello, ma questo non è un problema. È con un drop 6, ma utilizza una mescola nella parte inferiore molto molto dura, mentre nella parte superiore davvero morbida, nobile, piacevole, e quindi potreste correre in maniera piacevole, ma al tempo stesso grazie alla stabilità sicuramente questa scarpa potrebbe avere un drop dinamico superiore all'8, ma forse anche 10, dipende dal vostro peso, e quindi la raccomando al podista amatore che cercasse di correre in maniera piacevole e magari pesasse anche 80-90 kg. Ci sono comunque tantissimi modelli a disposizione del podista amatore, per esempio anche questa Topo Spectre 2 è abbastanza ingannevole con un drop 5, ma con la possibilità di appoggiare nel tallone in maniera molto piacevole grazie a una mescola Pebax che potrebbe effettivamente darvi un valore aggiunto e un vantaggio competitivo. Secondo me l'aspetto di questo video è: non pensate soltanto al drop statico, ma cercate di farvi consigliare per esempio dal negozio, nel caso in cui il negozio sia in grado di farlo, e quindi scegliete in maniera consapevolmente. Voi nel frattempo, Stay Strong, Keep Running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito nei prossimi giorni farò ulteriori video e purtroppo non posso andare da mangiare il coniglio. Ciao, alla prossima.